star della TV, attori e calciatori domenica sono scesi in campo a Rocca Secca per aiutare i bambini della casa famiglia Peter Pan di Cassino. A fare da cornice all'evento, organizzato dalla Publistyle in collaborazione con la SD Rocca Secca, lo Stadiolino Battisti, dove giovani, donne, anziani e bambini, tutti hanno voluto unire i loro cuori e le loro risorse per una nobile causa. Abbiamo tantissimi artisti, qualcuno Federico Costantini con numero 17, reduce dal successo di Come un delfino con Raoul Bova. C'è Federico Di Gennaro, sempre della serie Come un delfino. Abbiamo Gaetano Amato, attore della squadra, il capo dei capi. Abbiamo Mario De Felici da Uomini e Donne, abbiamo Marcelo Fuentes, tronista di Uomini e Donne. Cioè ce ne sono tantissimi, come vedete abbiamo una squadra di 17 personaggi in campo. Ci aspettavamo molto più pubblico di quello che oggi è presente allo stadio, ovviamente per una causa così importante. Ricordiamo la causa. La causa praticamente niente, daremo il contributo dell'incasso alla casa famiglia Peter Pan, dei bambini che sono ospiti qui. Penso che fare della beneficenza sia molto importante, soprattutto in questo momento. E poi per dei bambini come la casa Peter Pan penso che è qualcosa di molto importante. Ecco, io penso però che forse potevamo essere un po' di più, però comunque la risposta c'è stata e penso che l'anno prossimo faremo ancora meglio. Io volevo fare un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, è la prima volta che come casa famiglia organizziamo una cosa del genere e sono contenta soprattutto perché le ragazze più grandi, le bambine si sono divertite tanto e vede tanto famiglia, veramente. Ecco, cosa gli hanno detto i bambini? Conosciamo tanti personaggi che io non conosco, quindi hanno voluto le foto con tutti e sono ancora emozionatissimi e girano per il campo. Davide Mancone, tra attori e protagonisti in campo, tu che cosa sei oggi? Comico. Non lo so, mi hanno invitato, ma ancora non ho capito. Può darsi che si aprano gli scenari per fare la carriera dell'attore. Scherzi a parte, tutti in campo per una giusta causa quest'oggi e anche Rocca Secca Calcio. Beh, chiaro. Abbiamo già detto pure in conferenza stampa, comunque il presidente ci teneva a collaborare per questo evento, la causa insomma è di quelle più opportune. Caffè Izzo Espresso Napoletano, perché avete deciso anche voi di scendere in campo? Beh, abbiamo deciso di scendere in campo per aiutare la casa famiglia Peter Pan, un evento di beneficenza che sicuramente necessitava di un apporto importante da parte della nostra azienda. Rivedremo il marchio Izzo per altre kermesse del genere? Ma sicuramente sì, lo rivedremo. Noi stiamo costruendo un nuovo capannone qui ad Anagni, quindi tra un po' diventeremo un'azienda, una realtà presente nel Lazio, quindi sicuramente saremo più presenti anche sul territorio. Noi abbiamo messo a disposizione tutta la nostra organizzazione, il campo, che è veramente una cosa meravigliosa, non credo che ce ne siano in provincia di campi in erba così. Questo è stato il nostro sforzo, ce l'abbiamo messo tutta, speriamo di continuare così anche con altre azioni. Un saluto a Francesco Benigni e ai telespettatori di Teleuniverso. Yeah!